Benvenuti a Gifu, siamo nella prefettura di Gifu a Nagatsukawa. Oggi andremo a farci le onsen, poi da qui tagliamo e andiamo a Nagano. Cioè, ragazzi, adesso vi faccio vedere l'orrore e lo schifo. Scherzo. Cioè, questo è il paesaggio. Poi vi farò vedere le cascatelle di là. Stiamo portando la bestia. Stiamo portando il cane a fare le sue cose. Niente. Ci aggiorniamo dopo. Say hi, Papa John. Hi. No, cioè. No, ma Gifu è troppo bella, ragazzi. Io adoro Shizuoka, ma Gifu, cioè. Gifu è la mia number two. Comunque, raga, Gifu veramente spacca. È una delle mie prefetture preferite. Madonna, sto fiume. No, adesso non lo faccio vedere, è troppo azzurro, è troppo che dico, c'ho voglia di buttarmici. Buttati via! Cane e marito felici. Adesso ci stiamo recando alle onsen. Troppo rinco stamattina. Eccolo, scatto atletico. Nel nostro splendidume, tac, nuovi, come nuovi. Dopo l'onsen, fantastico. E adesso ci stiamo addentrando in un paese che praticamente è risalente all'epoca Edo. E andiamo in giro. Tra l'altro abbiamo scoperto che anche c'è un ristorante in cui possono entrare i cani. Mio marito mi sta facendo cenni. Vabbè, adesso dovrò girare la telecamera e ci vediamo dopo. Allora, questo è l'estintore nel caso di incendio. Lì doveva esserci la tanica d'acqua e questi sono i secchi. Però. Questo villaggetto, dicevo, è dell'epoca Edo ed è situato nella prefettura di Gifu, al confine praticamente con la prefettura di Nagano. Molto delizioso, carinissimo. Sembra un po' come avete presente il villaggio Walser? In Italia, tra l'Italia e la Svizzera. Ecco. Praticamente. Nico-chan.
lunga via che stiamo percorrendo è la Nakasendo. Non finisci più. Sempre cazzo, percorsi ripidi. Da考察。考察、ovvero dove qui venivano affisse le regole promulgate dai Tokugawa. I'm a child. Video now. Are you? Are you tired of this walk? Yeah. Cazzo, noi sempre arrampicarci tipo capre. Oh, look, there's the mailman. Il postin. Noi adesso torniamo in giù. Se troviamo qualcosa di interessante, facciamo il filmino. Ai popo. Ciao. Bye bye. Bye bye. Where are we going? Matsumoto City. Matsumoto City. Yes. Dove c'è il Black Castle. Si chiamano. Allora, madonna mia. Occhi ammottati di sangue. Terrible. Oh, are those? Maybe those are. Yeah, those are the Alps, the Kid Alps. Devo rifare. Comunque, viaggiando da queste parti, abbiamo scoperto ci sono un sacco, vabbè, sono famosi per la, a Nagano sono famosi per la produzione di mele, ma hanno anche tanta uva. Adesso non so se è uva da vino o uva da tavola. Siamo arrivati al castello di Matsumoto, adesso ci fermiamo a mangiare, per vedere cosa mangiamo. Abbiamo comprato del pane presso questa panetteria locale a Matsumoto, che praticamente
lavora la farina, il grano, quindi ha la macina, è una macina meccanica, però voglio dire, è una macina a tutti gli effetti, ha il funzionamento meccanico, qui dove faremo il nostro pranzetto col castello di Matsumoto alle spalle. Comunque questa macina meccanica, no? Questa farina locale macinata da loro, quindi vi diremo com'è il pane. Né papà? Mio marito sta ravanando. Comunque questo è per ora il nostro momento clou per oggi. Ecco qua la focaccina, tac, e il panino, tac, panino tandoori chicken, boh, vabbè abbiamo da bere, mio marito che aspetta di mangiare, niente. Oh, ma ragazzi, la focaccia è fenomenale. Paura, is it good? Chan nel suo elegantissimo portantino fatto apposta per cani, Dogaboo. Il Dogaboo. Siamo nella parte finale del viaggio, sono sotto sul cordolo. Abbiamo lasciato Matsumoto, non ho fatto il video perché il castello era pieno di turisti, impossibile, poi dentro è molto scuro, poi scale ripidissime, cioè, certo andare in giro con la stecca non mi sembrava proprio il caso. Quindi vale la pena visitare il castello di Matsumoto? Sì. Secondo me dovreste farlo, fare una deviazione se siete dalle parti di Nagano, perché vale veramente la pena. Un'altra cosa che vale la pena è mangiare i soba, perché sono diversi. Ogni prefettura credo che abbia, cioè la base, il dashi, che è il brodo, è uguale, più o meno. Poi c'è tempura soba o sansai soba. Sono sempre le stesse, diciamo così, le soluzioni di contorno, ma il soba è come viene fatto invece, che è un po' diverso, lo consiglio. Poi che dire d'altro? Consiglio questo giro, consiglio di andare sulla Nakasendo e fare il giro che abbiamo fatto, quel villaggio vale la pena essere visitato perché è comunque un villaggio storico, è un punto così di riferimento culturale che secondo me vale la pena se siete interessati a questo tipo di cose. Tra l'altro si potrebbe raggiungere a piedi lungo un sentiero, ovviamente, dei pellegrini. Si va a piedi e ci si ritrova praticamente nel paesello gemello che si trova nella prefettura di Nagano. Un pochettino di più di inconvenienti, nel senso che gli orsi, però voglio dire, sono qualcosa di superabile. La panetteria dove ci siamo fermati si chiama Agata. Se siete a Matsumoto andate perché ha una farina eccezionale, la focaccia è spettacolare ed è veramente buona, non sto scherzando. In questo momento credo che sia la panetteria in cui ho trovato la focaccia più buona, che non, diciamo che non è una città come Tokyo, eccetera. Adesso abbiamo fatto la spesa, ci troviamo in questa Michino Eki e niente, adesso dovremmo, probabilmente devieremo, andiamo verso Nagano e poi devieremo per andare a Shizuoka, quindi andiamo verso Nagano, nel senso la città di Nagano, e poi devieremo verso Shizuoka. Vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Nel nostro delirio di acquisti abbiamo comprato il soba, come vi dicevo, vale la pena comprare.
Poi vabbè, questo sono il bambù locale, la marmellata di mele, le melanzane, scusate il dito, le melanzane, e poi ci sono le pere, le nasci, qua c'è il riso, qua ci sono i funghi, altri funghi, le mele, i peperoni, una zucca, insomma, abbiamo finito la spesa. Né papà, ciao? Ne mamma ciao, come ne mamma E poi vabbè ciao. degli zucchemono, però insomma. E poi questi bestioni, questi due pacchi da 7,5 kg l'uno di carbone. Questa è la Micino Ecchi, il posto è spettacolare, veramente countryside, ma io lo trovo bellissimo. Quindi venite da queste parti. What is this place? Ikusa Kamura. Ikusakamura. Quindi se siete dalle parti della prefettura di Nagano, venite a farvi un giro.